Mistero, mistero, chi era quell'abito in attività dietro le quinte? Che ha buttato merda, l'abito stesso ha buttato merda al suo datore di lavoro, all'abito stesso, a Rocchi, Rocchi, attenzione, la cupola arbitri, la cupola VAR. Ah, minchia ragazzi, bellissimo. Guarda, sono veramente belli. Dunque, chi era dietro le quinte? Avete visto ieri, intanto buongiorno ragazzi. Oggi sono al lavoro tutto il giorno. E intenditori di scandali, arbitri, aia, VAR e non, di nuovo buongiorno. Chi era quello, ragazzi? A me pare che era Don Marotta, guarda. Mi è sembrato Don Marotta là dietro, non so che c'è, secondo me. Ah, ora il tifoso medio sarà contento, soprattutto l'interista. Hai visto soltanto, ha fatto vedere la Juve, l'episodio della Juventus, a noi soltanto quello di Bastoni, a Mina soltanto quello di Pulisic, anche altre squadre, diciamo, un po', diciamo, va, c'erano tante squadre, ha visto, c'è un complotto tra VAR, arbitri, VAR, arbitri e VAR, dice che, dice no, dice se la mettono un culo con l'altro, il succo è quello praticamente, ragazzi. Mua, guarda caso, a pochi giorni escono sempre queste cose, a pochi giorni di Inter Juventus, ma così stempeliamo gli animi. Ha visto l'Inter soltanto bastoni, bah, solo quello. Che bello, ragazzi. E l'interista ci crederà giustamente, dice, ha detto le Iene. Allora, guarda caso, le Iene, guarda, fanno sempre contro la Juve. E poi non solo quello, poi hanno fatto vedere dopo, hanno fatto, vabbè, ma come, guarda, non c'è bisogno di dire le Iene perché l'abbiamo detto pure noi. Il rigore su Rabiot, Inge Junior, quello al rigore per il Bologna. Però in quella partita c'era il gol regolato in Rabiot e il rigore è andato a Chiesa. Guarda caso, questo non esce, capito? E quello era, ragazzi, proprio all'occhio umano si vedeva. L'hanno fatto vedere, detto da Cesare. Io mi fido soltanto di Cesare che è imparziale quando c'è pressing. E l'Inter, ragazzi, vabbè, Milan, parliamo di Milan. Milan c'era quello di Pulisic, ma pure il milanista, vabbè, qualche milanista in effetti pure l'ha fatto. Quello di Pulisic, quello con Genova, Camara l'ha presa. Però hanno fatto vedere soltanto questa cosa qui del Milan, no? E poi dell'Inter hanno fatto vedere soltanto quel braccio, dici, di cosa, di Bastoni. Ma quello ormai è famosissimo. Lo ripeto, quello là per me fa più clamore questo che quello di cosa di Ronaldo Giuliano. Ma non perché sui Vendino, perché così un braccio evidente, ragazzi. Chi lo magari poteva essere contatto, poi ci, vabbè, ci fu il rigore a Juve, che anche io ho detto là c'era il rigore per l'Inter, insomma. Però no, quello di Pulisic, quello di Bastoni, ma pom, capito? Ma poi soltanto quello, ma no, l'Inter ha fatto niente, capito? No, l'Inter quest'anno ci sono minimo, guarda, ho detto l'Inter, se noi ripetiamo, all'occhio del ciclone c'è Genova, c'è Napoli due volte si è in campionato, che è l'ultima in, ha rubato la Coppa, la Supercoppa italiana. E Verona, scandaloso di Bastoni. Con noi posso dire quello di gol scaturito dall'Inter è stato quello, la gomitata di Damiano su Chiesa, è stato il gol. E poi metto anche quello dell'Udinese, quello che Lautaro che la spinta, usano quello, è Cragnotto, no? Turam un rigore con l'Udinese che non c'è, ragazzi, all'Inter tutto lo dicono. Ecco perché i napoletani, diciamo, si sono mai sono fatti fratelli con i juventini. Napoletani, un napoletano ti schifa pure, capito? Sento dire tanti YouTube candelisti qua, no, ma quelli hanno perso la dignità. Che dignità? Perché chi c'è di male? Fammi capire, cosa c'è di male che un napoletano adesso capisce e dice che l'Inter ruba più da Juventus? Chi c'è di male? Ah, è la sua opinione, quindi qual è il tuo problema? Ah, perché tocca la tua squadra, l'ho capito, vattino. Comunque ragazzi, detto questo, ripeto,
Qua ora al di là di Inter Milan Juventus, diciamo quello che è successo ieri alle Iene, e al di là che uno può dire sembra sua, uno può dire non è che magari lo fanno apposta, e magari hanno fatto vedere il suo servizio, sai, sempre per viso, tante cose, magari non è vero, lo rivendino dirà ma non vorrei che Marotta ha fatto questo piano, oppure diranno gli interisti, ma visto le Iene ci sono anche altre squadre, quindi alla fine tutto regolare, praticamente gli interisti ora sai che diranno. Perché hanno una difesa della propria squadra, diranno giustamente: ha visto, ha detto le Iene, ma no, un tifoso medio questo, ha detto le Iene così, ci sta soltanto con l'episodio, tutto a posto. Vedi, ci sono anche tutte le squadre, quindi sono a posto. Quindi sono gli arbitri che sbagliano, la VAR che sbaglia, ma sarà, quindi alla fine ora se la prenderà in culo il Rocchi. Giustamente, capito? E quindi ognuno, ripeto, ognuno è effetti, può dire quello che vuole. Capito? Io, come ho detto, ho sempre detto che si guarda sempre chissà. Sopra, quindi ci sarà quando ci sarà il turno della Juventus, ci sarà il turno del Milan, o Milan quando ricordo ha avuto nella sua storia, e poi c'è anche ora c'è il turno dell'Inter, quindi gira, sanno sempre aiutare, ma poi allora ragazzi, chi dice che il calcio non è malafede, cioè dice che il calcio è tutto onesto, è malafede, te lo dico io, perché anche perché all'estero il Manchester City è indagato, il Barcellona ha comprato gli alberi, la merda non è solo in Italia. E anche all'estero, quindi c'è sempre il sistema, potere forte, ragazzi. Una cosa è certa, no? Ho visto sempre proprio statisticamente, la piccola squadra ha subito sempre dalle squadre del nord. Sempre, sempre stato così. Inutile, gira. Subisco sempre le piccole, ma non solo qua, anche là. Un Real Madrid con il Champions, te ne ricordi la Sergio Ramos, Camaro, picchiato, cosa ha rubato là? Ma dai, sai cose. Io mi ricordo una cosa, chiudo di Morata, Cuba e Monaco, gol regolare, capito? Non c'era la VAR, purtroppo, non era fuori gioco, era 3 metri indietro e ci hanno annullato il gol di Morata, Cuba e Monaco. Quindi ragazzi, poi quello di Ronaldo all'estero, quello quando noi, quando c'è stato Buffon, ho fatto la patoniera a posto del cuore, l'arbitro, che la Venus ha fatto una rimontata 3-0 e poi ci hanno dato al 90esimo il rigore a Real Madrid. Ma se c'era stato là Empoli Juventus, non ci davano mai il rigore all'Empoli Juventus. È sempre così, ragazzi. In questo caso Real Madrid ha più potere della Juventus. Ma no, guarda, sono ormai notizie, guarda, abbiamo scoperto l'acqua calda, quella delle Iene, guarda. Quindi dico sempre, la zuppa è sempre la stessa. Cambia il colore, ma la zuppa è sempre la stessa. Vedi che ti dico io, guarda. E poi ripeto, anche sulle Iene, no, giustamente ha parlato anche Zilliani, ci hanno dato parola a Zilliani, quindi guarda, se hanno citato Zilliani, c'è cioè, come diciamo parere autorevole, cioè, per farti capire quanto è veritiero sto le Iene, guarda. Va. Comunque, chi era il suo abito in attività? Grande, grande, ragazzi. Corona, dove sei? Fabrizio Corona! Vuoi vedere che Fabrizio Corona ora lo prende? Fabrizio Corona smascherà, come dice, smascherà? Quell'arbitro proprio in attività, c'è l'arbitro che denuncia l'arbitro, tutto, ma non casi succede. Comunque succederà un po' di ferie sicuramente, perché sai, dalle Iene di qua di là. Io sono convinto che adesso ci sarà una procedura contro gli arbitri, VAR, tante cose. Sono convinto che ci sarà un commissariato che toglieranno a Rocchi. Toglieranno a Rocchi al 100%, perché così voglio fare capire che qua c'è pulito, capito? Sì. E che fa? Leva a Rocchi e poi arriva l'altro. Sempre stato così, questione di potere. Hai capito com'è? Cioè, praticamente hanno fatto capire il succo è questo, che l'arbitro praticamente, intanto l'arbitro non si aiuta tra di loro. L'arbitro e VAR non si aiutano, praticamente se c'è una minchiata ognuno si prende in cura dell'altro, capito com'è? Cioè, perché ci sono quelli, giustamente, sia VAR o arbitro vogliono fare carriera questo fatto. E quindi giustamente se c'è un episodio così, c'è una colpa è tua del VAR. No, VAR dice una colpa è tua dell'arbitro. Ma avete visto quello di Bastoni? Hanno fatto sentire il vocale là, quando ci diceva VAR all'arbitro, fischia, che fallo, fischia, fallo, e Chiro l'arbitro là, continuava, va. Cioè, oh, scusa, no, qua c'è VAR e l'arbitro, tutti e due invece si devono, oh, allora vedi, noi eravamo abituati, cioè, ero convinto io, cioè, tutti quanti, ero convinto che quando c'è VAR e l'arbitro, che tutti e due si aiutano, alla VAR perché cos'è? Scusa, se l'arbitro non vede, la VAR dice, guarda, vedi che c'è un rigore, l'arbitro lo vede, dice, ok, è vero, hai capito? Cioè, il VAR si deve, ah,
poi ci sono protocolli strani, ci sono partiti che dicono la variante viene, la variante viene, e tutti diciamo, ma protocollo però, no, e c'è malafede, io l'ho detto sempre, c'è malafede, sicuramente c'è malafede tra VAR, arbitri, e lì poi sta, come si dice, al presidente più, so com'è, il presidente più ricco in quel momento dice, ascolta, mi compro quello, quello e quello, li vedo quest'anno all'occhio nudo, all'occhio nudo da tifoso imparziale. L'Inter è stata troppo aiutata, ragazzi. Può passare, c'erano anni quando ci fu Juventus, c'erano anni quando ci fu Milan. Quest'anno l'Inter no, aiutata, ha straaiutata, capito? Ma si vede proprio, dai, ragazzi. No, non ho visto ancora uno sfavore contro l'Inter. Interista, dimmi lo sfavore che ha avuto, dimmi la partita che sei stato derubato. Fammi capire. Tu hai avuto tantissimi favori. Le Iene ha fatto vedere solo quei tre episodi, sui bastones, vabbè. Avanti, chi era quell'arbitro? Mandato da Marotta? Che lo juventino, diciamo, quello malato, dirà: secondo me Marotta mi ha mandato per stemperare gli anni. Se vabbè, ma va. Guarda, c'è un asino che vola, un pare valere. Ma si vede l'asino che vola, guarda. Vero, vero, vero. Comunque, detto questo, ripeto, sto fatto che mi sta già mandando a mano. Scusate, secondo me. Ripeto, c'è quello che c'è, il sistema è marcio su tutti i punti di vista. Ripeto, io ho fatto sempre far capire le scommesse. Ogni volta tutti dicono, Bare si sbaglia sempre per uno, ma come sbagliamo sempre per uno? Ma guarda, è più facile, perché in quella partita c'è quello che c'è, ma se no scusa, tutti vengono. Ogni domenica, scusa, se tu metti tutti i campionati, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Inter, Juve, tutti i campionati, anche se tu metti tutti i campionati, le squadre che stanno prima e vengono sempre, oh, una zuppa sempre. Ma fai la prova, perché? Perché in quella partita c'è quello che c'è. Allora perché si sono. Perché ci devono guadagnare sempre loro? Ci sono, ripeto, persone che devono fare carriera, i varisti, gli arbitri, capito? E qui è tutto un marcio, capito? Tutto un marcio. Dove vai, vai, c'è marcio, non c'è niente da fare. Però purtroppo siamo in Italia, ragazzi, è pure vero questo. Vi saluto, capito? Dichiarazione forte, da un pare, ma c'è bisogno, guarda. Ma sono stati sempre sputtanati sti arbitri, squadre. Guarda, Corona li sputtana tutti. Vabbè, Corona, vai, intervieni. Comunque ragazzi salutiamo, però è anche vero quando succedono queste cose, ora poi in effetti poi ora per stemperare un po' le anime, perché in effetti a me piace sfottò l'attenzione, in effetti poi succede quello che è successo anche quello che dicono ieri alle Iene, ovviamente tra i tifosi ci si è sempre attrito, no? I media buttano merda e quindi i tifosi, l'interista ce l'ha con il juventino ce l'ha l'interista, il milanista con l'interista, il napoletano con l'interista. Tutto contro di te, quest'anno è tutto contro di te. Poi quando prossimo anno, quando sarà prima, ci sarà un napoletano che aiuta, o Milan, o il napoletano come milanista, l'interista come milanista. È sempre stato così, alla fine quelle tre squadre sono, quelle tre squadre che hanno sempre dato fastidio, né, a fare, hanno vinto sempre di più, né, ma. Il succo è questo, ma che tu pensi che un tifoso del Valencia non ce l'ha con chi lo Real Madrid, un tifoso della Società non ce l'ha con quello del Barcellona, com'è? È sempre stato perché tu pensi che là dicono che là Barcellona e Real Madrid che rubano, quindi dove è la novità? Fammi capire. Solo che in Italia fanno più odio, più canali su queste cose, ragazzi, invece là all'estero, a meno che io sappia, non ci sono tutti questi scandali, corruzioni, complotti. Ah, diciamo l'italiano vive nel complotto, l'italiano proprio medio vive proprio nel sospetto, nel complotto. Nord, sud, est, ovest. Quindi vai a nord, vai a centro, vai a sud, tutta l'Italia, diciamo, statisticamente vive nel sospetto, nel complotto, nella, come si dice, della gelosia, dell'invidia. L'italiano, guarda, io ho capito una cosa, no? Io che il mio lavoro mi comporta a girare il mondo, ma l'italiano sa proprio, è vergognoso, l'italiano medio, ragazzi, mio, veramente, noi come nazione siamo vergognosi. Proprio l'italiano stesso, proprio. A me, guarda, non per dire che ho fatto dell'America, se vado in America, l'americano sono 100.000 volte meglio dell'italiano, guarda. Proprio come cultura, come cosa, altra mentalità, capito? Capito? Quindi la verità è questa, ragazzi. Vabbè, vi saluto. Ciao, niente, oggi mi chiama a mano. Vabbè, ciao.